Ciao Maialozzo! Ricordati di collegare il tuo account di Amazon Prime a quello di Twitch per poterti abbonare gratuitamente al mio canale e ricevere così tutti i benefici esclusivi. Scoprili scrivendo in chat punto esclamativo subscribe. Ciao Maialozzi, benvenuti in questo nuovo video. Sto usando il simpaticissimo Mumu che mi sono reso conto di non aver mai portato sul canale in maniera molto triste, quindi ehi, bentornato cucciolotto con le bende carine. E io adoro Mumu, sono veramente un fanboy, è divertente, penso sia anche decente, certo nel pick migliore. Però comunque è simpatico. E niente, per il resto abbiamo una pazza Orianna, il Lavi Top, il Lucian. Il nostro team sembra essere tipo ok, mentre il loro team sembra essere giga forte. Non lo so, hanno uno scaling pazzesco, hanno Rammus che è fastidioso, Mokai che è tankoso, Kassadin che ammazza tutti, Ezreal Sejta che è forte e Sona che è late game anche forte. Comunque vinceremo lo stesso noi perché abbiamo Mukaria. E niente, a parte questo, le uniche che vedo in sovrimpressione sono quelle che sto utilizzando. E giocate a Mumu che è solo, ha bisogno di amici, ha bisogno di essere, non lo so, bisogno di più player che lo giochino perché è divertente. ICC fa male dalle testate, ma vedete le testate che dà quando attacca. Adesso vi faccio vedere zoomando al massimo non appena spawno il campo, anche se così il video magari è un po' fastidioso da vedere, ma ehi, ammirate le bende di Mumu. Benissimo, guarda, bam, guarda, guarda che testate, bam, guarda. Bam, ok, adesso basta. Ah, fuck, a proposito di stati, mi sono dimenticato di spammare le spell. E ho strattato con la E, non con la W, penso per errore, però vabbè. Tanto alla fine il primo campo con l'Ishi della bot si fa ugualmente in maniera piuttosto easy, no? Bene, 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 adesso giungliamo. E niente, spero di non fidare troppo con un maiale. In teoria dovrei gankare la bot. Abbiamo Pyke e quella Sona dovrebbe essere. Sona, che stai facendo là? Dovrebbe essere, non lo so, una free kill in un certo senso, perché Pyke grabba e Sona è immobile, ok? Quindi andrebbe gankata. Però vedremo, vedremo in corso d'opera dove andremo a gankare. Alla fine penso che tutte le lane siano, non è vero, tutte le lane sono difficili da gankare, tranne la bot, quindi devo abusare per forza della bot. E credo che il loro jungler sia saltato dal red, quindi come me d'altronde. Quindi forse potrei invadere il loro e cercare di, il loro blue buff e cercare di ottenerlo. Adesso andiamo a controllare. Anche se smitare questo campo potrebbe non essere la cosa più saggia. Ok, non c'è, nevermind. Come non detto, mi rimangio tutto, vado allo scatto al top e facciamo finta di niente. E niente, niente, amici, siamo quasi a 10.000 iscritti su YouTube. Comunque, volevo dirvi grazie e poi magari non so se fare uno speciale, anche se 10.000 sembra un po' da falliti, vero? Sono un fallito. Però, boh, non lo so, ho sempre voluto fare un video tipo, che ne so, un Draw My Life, uno speciale iscritti che non ho mai fatto e cose simili. E niente, avrei voluto farlo, ma magari vi dite che fa schifo, che è una pessima idea. Quindi vedremo poi. Non so, suggeritemi anche cose nei commenti. Dimmi qualcosa che vi andrebbe che io facessi e cose simili. Ciao Ramustino, ma perché Ramus non è venuto agli scattle? Mi chiedo. Ramus, gli scattle sono belli da fare, perché li hai ignorati? Ma allora, alla fine non è che sono un champion così forte early game. Potevi venire a contestare, potevamo fare un po' di 1v1 da tank. Che alla fine no, si sa, i 1v1 tra i tank sono quelli più divertenti. Ci si picchia, non ci si fa danni. E così continua così. Anche se in realtà il danno di Mumu è un po' sottovalutato, perché con le testatone che tira il danno lo fa. Certo, non è proprio tantissimissimo, magari non bursta la gente, però il danno ce l'ha. È un jungler pericoloso se viene sottovalutato. Facciamo i due campetti insieme perché penso sia conveniente, e immagino sì, no? Ti risparmia tempo. Orianna non è il flash. E attenzione al Rumble, guarda che Orianna torna al 100% mid. Guarda, questo fa il giro d'acqua e ti ammazza da 2 secondi. Quindi vai subito back, prima di fare brutte figure. Ti salvo io la faccia. E occhio, anche bot potrebbe essere in qualsiasi luogo quel Rammustino. Fate attenzione, amici. Allora, questo game bisognerà buildare i Mercury. Hanno tanti animi magici e questa è una cosa in realtà molto positiva per noi, perché alla fine, prima stavo pensando al fatto che la loro comp avesse un ottimo scaling, ed è in parte vero. Vabbè, la mia bot non rispetta le cose, avevo appena detto c'era Rammus, ma ehi. Ehi, cosa servono i ping se non a essere ignorati? Sono un cretino, ragazzi, sono proprio uno scemo. Stavo aspettando i soldi per prendere i boots e poi mi sono ricordato che avevo l'urne con Inspiration che mi danno i boots gratis. Oh, mannaggina, vabbè. Sono proprio un pollo, ho sprecato 10 secondi della mia vita inutilmente. Comunque dicevo, almeno quantomeno Rammus non ha preso l'assist. Non so se perché lui si è suicidato consapevole del fatto che ci fosse Rammus oppure perché la mia bot è morta prima che arrivasse Rammus. Ad ogni modo, no buono. Forse è peggio se. No, non lo so. Vabbè, comunque. Non ha importanza. E volevo dire che la loro comp, prima stavo dicendo un discorso, ma mi capita questa cosa di interrompere le frasi e di non terminarle. Comunque, adesso ci torno. Stavo dicendo prima che la loro comp in realtà ha un buono scaling, però. Oh, madonna mia, povero mid laner. Però sono tutti quanti AP praticamente. Hanno Kassadin AP, Mokai AP, Rammus fa danni magici, credo. Un pochino. Sona fa danni magici e Zreal fa anche una pressione di danni magici. Quindi buildando MR in teoria dovrebbe essere free win.
possiamo prendere Mercury, adatti Velma into, che ne so, addirittura Zrot. Insomma, fare cose frizzanti nella partita. Ok, intanto continuiamo a farmare. Ramus ha letteralmente fatto 10 gankwin di fila e sono anche in grado di morire. Complimenti a Ramusino per la sua magica performance. E adesso possiamo andare da Vermi. Dimmi che non recolla, ti prego, dimmi che non recolla. Vai, interrompi, recolla, butta la wave sottore così. Ah, ma non è il teleport. Dai, 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 dimmi che non è regolato. Forse devo tirare diritto alla mid, ma non avrebbe... Oh, mio Dio, chat! Ah, lag. Stava chiaramente laggando. Non so se l'avete visto, ma ha fatto un bel po' di spike. Se non sbaglio, gli FPS sono scesi a 5. Il ping a 170. E ragion per cui ho missato questa cosa. Comunque, se io fossi andato dalla mid lane tirando dritto per dritto come avevo intenzione di fare all'inizio, magari questo gank sarebbe andato a buon fine. Mannaggia me. Non sono stato deciso. Chat, quando si esita non si va mai bene. La grande abilità è la solo Q. Quando esiti, fallisci. Avevo la queen cooldown, mannaggia, ragazzi. Non è che sono stupido. È che quando ho iniziato il gank con la queen cooldown e quindi non sono riuscito a prendere l'uccisione. Però se cliccare su questa qui, no? Fantastico, abbiamo preso l'uccisione. Alla fine il dive ha funzionato. Ho rischiato di morirci perché pensavo, mi aspettavo il Laoi avesse l'agro e stesse per prendere l'agro. Invece così non è stato fino alla fine. Però, allora, il gank è andato a buon fine. La placchetta ce la prendiamo. E niente, questo è quanto. Ah, tra l'altro non so se qualcuno di voi che ha la vista aguzza ci ha fatto caso, ma questi due game sono stato premiato con il top laner, che è un ragazzo che conosco da un po' di tempo. E niente, l'ho preso a giocare a LoL, quindi mi ha chiesto, cioè, faccio qualche partita insieme a lui molto volentieri, dato che appunto lo conosco da una vita e mezzo. E niente, non credo nemmeno top sia la sua main lane, però io sono jungler, lui in teoria gioca jungle, quindi l'ho mandato a top, ok? Sono un bullo, faccio il bullo con i miei amici. Comunque devo dire la verità, il povero Makai non sta passando i bei 10 minuti perché il Laoi contro i tank è troppo forte. Cioè il Laoi generalmente, se la sai usare, è tipo giga molesta per i player avversari. Però quando sei contro un tank proprio li distruggi, veramente li mandi a... Infatti quello lì ha 20 CS, poverino. Fa un po' tenerezza. Da una parte abbiamo una Black Cleaver praticamente, dall'altra parte una Clot Armor e un po' di mana. Senti Oriana, che stai combinando? Ma l'avevi detto positioning? Meno male che è arrivato Mu a salvarti. Guarda, ci sono io amica per te. Clicco R. Perfect timing. Non è bastato, vero? Il nostro Luciano si è un po' addormentato. Ma qui si può fightare, che sto facendo? Ho fatto veramente la pussy, ragazzi. Vi chiedo perdono. Sono vivo. E adesso mi giro anche. Che se ne frega. Oh, no, non mi devo girare. Ah, ti prego, non morire. Oh, grazie dell'iel. Oh, wow. Abbiamo fatto un 4-1. Allora, la mia ulti era perfetta. Però poi sono stato un po' una busti perché, non so, avevo come l'impressione che questo fight fosse difficile da vincere. Invece, caspita, ho fatto. Vabbè, alla fine forse l'ho giocato nel migliore dei modi. Mi sono salvato, abbiamo preso 4 kill per 2. E niente, quindi siamo felici così. Brava comunque cari, ragazzi. Sempre un point questo fragola jungle. E comunque vi ricordo che siamo elo platino alto, perché non è che voi... Non vorrei che pensaste, no? Stiamo giocando a Elo Frizzantini, tipo bronzo, Iron 5, Silver 7. Ma vi rendete conto che è come se esistesse il Silver 10 con l'Iron? Pazzesco. Comunque, forse anche di più. Ho detto una sciocchezza. Sì, ho detto una sciocchezza. Il Silver 15, addirittura. Vabbè. Torniamo a farmare invece di dire cacate. Ho i miei boots finalmente gratuiti, che si chiamano Slightly Magical Boots. Dante urla di sottofondo perché si è arrabbiato con la nonna, benissimo. E Orianna non ha vita. Comunque questa Orianna è anche fortunata. Oh no, devo dare mid lane. Solo che sono distante. Che faccio, ragazzi? Vado e lascio questi. Sì, dovrei. Probabilmente dovrei non lastettare questi qua, che alla fine muoiono da sé, e andare mid a farmare. Però ci è andato Pyke. Bravo Pyke. Difendere le lane è importante. Sono fiero di te. Però basta. Magari prendiamoci il farm e va bene così. Magari cerchiamo di frizzare la wave un po' più avanti. Ah, non ci siamo riusciti. Siamo due falliti. Vabbè. Comunque abbiamo fatto il fattibile. Il possibile, il fattibile. Yikes. Torniamoci in giungla, va. Tra l'altro, volete sapere una piccola, breve storia triste? Io giocavo tanto a Mumu. E intanto prendiamo questo, ci prendiamo un attimo questi. E torniamo alla storia triste. Anche questi qua, scusatemi. E giocavo tanto a Mumu. Però maxavo le spell sbagliate. Praticamente non maxavo mai la Q come seconda, che ho scoperto che si maxa. Addirittura a volte anche come prima spell volendo, ma credo che come prima sia un pochino droll. Meglio la è. E maxavo invece la W, che niente, non si maxa. È stata una storia breve e triste, veramente brutta da raccontare. Ma dovremmo fare il Drake, ragazzi. C'è il drago infernale. Questi jungler che non danno priorità agli obiettivi sono proprio dei bustati maiali. Sarebbe il dragozzo infernale. Abbiamo la prima bot. Cosa aspetta adesso il jungler? Magari se lo prenda Ramus, eh? E poi carri la partita con la loro scaling comp.
Ai, questi jungler non capiscono proprio niente di Go leggendo. Ecco, questo qui sarebbe un momento per andare a fare il drago. Adesso corriamo lì. La mia giungla l'ho pulita, andiamo a fare. Oh, bravi ragazzi, allora si può fare lo stesso. Pensavo moriste come degli sciocchini. Comunque Pyke è veramente un champion rotto, eh. Cioè già generalmente credo sia rotto, ma in solo queue è ancora più rotto che mai, perché prendi troppo facilmente le kill, i shutdown, le cose, le quadre, kill penta, kill triple, kill le giga, kill. Niente, è facile carriere con Pyke secondo me. Anche se richiede sicuramente un po' di skill, a differenza degli altri support. E questo è flame per voi ragazzi, perché sì, giocare il support è come... No scusa, te l'ho pushata perché tanto non so. In realtà onestamente non volevo pusharla, sai. Però volevo semplicemente... Allora, adesso fanno loro il drago, mi sa. Oh mannaggina, doveva essere un free Drake, invece mi sa che il free Drake è per loro. Anche se contestabile. Sì, contestabile. Abbiamo il TP di Eloy, no. Però abbiamo tanta voglia di fare quello, sì. Senti, potrei fare un flash R bot, che ne dite? Vogliamo farlo questo gank? E facciamolo questo gank, dai. Mamma mia, che sono bustato però, eh. E non si può fare così, chat. No, Pyke, proprio tu sei un maialozzo, eh. Abbiamo esitato. Abbiamo fatto una double kill, è morto Luciano. E forse muoio anch'io se ci sono persone bot. Amumu, lo so, ho sbagliato l'occu, però non pensavo... Senti, scusa, non devi flammarmi, ok? Sono 3-0-4. Fino a prova contraria. Il mio score dice che sto carriando. È che tu sei un maiale, perché sei morto 4 volte. Quindi stai zitto, adesso io scrivo. Dico... Una pernacchia. Vieni a aiutarmi, Pyke, per favore, ho bisogno di aiuto. Non sono veloce da solo. Grazie, Rihanna, ma male che vieni tu. E niente, niente, si continua a pushare, ragazzi. È arrivato il signor Ramus, ma è due livelli sotto, quindi sicuramente non mi faccio smitare. Anzi, mi ha ignorato per andare dalla nostra amico Rihanna, che è morta per l'ennesima volta. Bravo, Rihanna. E ce ne scappiamo adesso. Anche velocemente, se possibile. Non dovrei morire, vero? No, tutto ok. Senti, Rihanna sta affidando, ha bisogno di aiuto. È stata gankata 20 volte. Quindi diciamo che la giustifichiamo, dai, per il feeling. Poteva giocare più safe sicuramente, ma insomma, non è facile, no? Quando vieni gankato 14 volte. Poi Ramus clicca un taunt ed è fatta. Certo che lei giocare contro Ramus, cioè, quando giochi contro Ramus, è un champion che non ha tanti escape, tipo Rihanna che ha solamente la speed, lo slow e le cose così. Insomma, prendilo un cleanse, no? Magari. Poi hanno tanti CC in generale, quindi potrebbe fare comodo. Insomma, l'Ignite fa un po' cagare, ragazza. Però, ehi, non tutti sono furbi, ciao. Noi farmiamo e carriremo così con i nostri 101 minion a 13 minuti. Viva il potere dei... il doppio del loro jungle. Ma ho troppo farm, ragazzi, non so come mai. Sarà perché ho tassato 18 wave tra la mid e la bot, ma sono gigante. Ramus 48, io 105. Cioè, vedete cosa significa? Il doppio del farm. What the? Che 900 con di shutdown, questo significa. Comunque, come al solito, ci pigliamo la maschera, volendo i relay per fare il permaslow. E non scrivete nei commenti quello che... lo so, quelli che vedono lo streaming sanno a cosa mi hai preso. Basta morire, mannaggino Rihanna. Hai bisogno di una mano, vero? Ti aiuterò io, promesso. Adesso vengo mid e ti faccio da bodyguard. Hai la mia parola. Parola di mummia. Si sa che le mummie rispettano la propria... mantengono fede a ciò che dicono. Oh 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 oh. Oh wow wow, mannaggina. Questi mino, che carina quella skin. Ma questa è la cromata dorata di Pyke. È Blood Moon Pyke dorato, che figata. Ecco perché è così bellina. Comunque questa cosa è le prestige, eh. Smettiamo di grabbare soldi, Riot. Grazie. E va bene le skin che costano 3.300. E va bene i bundle. E le icone ogni volta. E le mod che ci baitano a comprare e spendere soldi. Però basta. Le prestige anche. E i pass. E tutte queste cosine. Senti, quelli della Riot sono furbi. Dovrei essere furbo quanto loro, invitandovi ad andare sul mio Twitch e utilizzare il vostro Amazon Prime per fare il subscribe gratuito. Bravi amici. Senti, cantiamo questo... non lo so, cantiamo Ramus, va. Guarda che bullo che sono, guarda. Sta arrivando Ramus, l'ho diventato, mi sa. Ho dato 1000 gold di shutdown a qualcuno, un miliardo, anzi, non 1000. In realtà, sono broken. Vuoi fightarmi? Non c'è problema, ti fight. Boom, boom, boom. Sono tankoso, ho i danni. Please, smettetela di fightarmi, eh. Che c'ho rabbia. Comunque sono veramente troppo fidato. Avete visto il danno che ho fatto? Ho fatto i danni di un... non lo so, di una... E quello era un Ramus, non era il più squishy dei champion. Però l'ho tipo bucato, come se fosse... non lo so. Whatever, Luciano è tiltato, anche se non dovrebbe essere tiltato, perché alla fine è messo ancora bene in partita, cioè è messo bene lui e... boh, io sono messo bene, lei è messa bene, che motivo hai di piangere un game del genere? Bimbo birbante. Ma è la solo più, no? Sa che la gente si lamenta. Questo game ho raccolto Reald e già è un grande step up rispetto al game precedente. Quindi vorrei che voi mi faceste i complimenti nel video scrivendo: bravo Fragola, adesso che hai fatto il... Iron 1,
Fai prendere anche Geralt. Aspettiamo questo. Aspettiamo la bot. Dovrei andare back. Dai, 2000 gol di shutdown. Comunque è pericoloso questa cosa. Li do al champion sbagliato tipo Kassadin. Potrebbe crearci dei problemi. Bravo Pyke bot. Lo difendi. E io vado... Vado un attimino back, ragazzi. Ho troppi soldi in questo momento. E anche recall veloce, quindi ne approfitto. Prendo la maschera. Ci prendiamo altra MR. Ah, ma la Abyssal Mask è broken, insomma. Perché non ci ho pensato? È un bellissimo oggetto da MR, quindi è perfetto. Quindi Abyssal Mask, Cleo Duff di Velma. E penso che il game sia imperdibile, actually. Quindi non faremo il perma solo quest'oggi. Andremo di tankiness. Tanky a Mumu, che fa danni con la maschera. E fa true damage, credo. Non sono sicuro quale sia la funzione della sua passiva. Comunque fa praticamente danni strani. Danni strani, danni veri, perché Amu è uno sincero. E niente, ci conserviamo lo smite. Abbiamo la ultimate in 20. Sono pronto a fetare chiunque e qualunque cosa si muova. Sono veramente fortissimo in questo momento, ragazzi. Non vedo l'ora di andare a fightare qualcuno. Orianna, smette di morire, grazie. Prenditi una zona, prenditi un... del tempo per riflettere. Resta in base 10 secondi in più e non lo so. Investiamo questi gold nelle pink wards e moriamo 20 volte a partita, eh. Bravo Luciano. Andare verso gli avversari è sempre bene. Ho sbagliato, ragazzi. Ho fatto un'altra volta la Q da maialozzo. Ma perché sbaglio le cose, ragazzi? Dovrebbe essere facile, mannaggia a me. Eppure ho sbagliato un'altra volta la Q. Ai meme, questa move è un po' bustatello. Scusatemi, ragazzi, sto sbagliando un pochino di cose. Avrei dovuto fare una double, o forse una tripla qui, però... No, la tripla non credo perché cazzo mi scappa veloce, però... Almeno la kill su Ramos l'avrei dovuto prendere. Vabbè. Senti, ma... Vedi i danni che mi fai? Ti vergogni un poco? Dopo che ti sei vergognato... Non lo so, rivergognati. Orianna la ult... No, non ha la ulti up. Secondo voi verrà ingaggiata da questo signore qui? Bello, 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 non lo prenderò mai. Kasselin è un champion maiale. Vabbè, però possiamo prenderci la torre mid, dai, alla fine, no? No, non c'è la wave. Ma che cazzo... Piterina! Non si riesce a ottenere niente. Oh, ragazzi, ma io c'ho questo. Anche se un po' sprecato per la mid lane, non dovevo, ragazzi. Oddio, sprecato è un parolone. Nel senso, ci possiamo prendere forse due torrette. O forse no, sprecato, vero? Vabbè. Comunque è un miglioramento rispetto a prima. Prima non l'ho raccolto, quindi adesso l'ho sprecato. Non si può fightare perché non ho la ult. Altrimenti avremmo potuto magari cercare di levare gli avversari. Ah no, ragazzi, qua ci sono due torri. No, questa finisce molto male. Andiamo subito back. Siamo morti in due ed è... Anzi, forse in uno addirittura. Che cosa bella. Gli avversari hanno trollato. Hanno flashato su il Laoi con la ulti up e l'hanno chaseata. Ma non si deve mai fare una cosa del genere. Cioè, nel senso, a meno che non ho di vita, ma girarsi su il Laoi in tanti, quando lei ha quella roba strana, è quando ulta ammazza tutti e fa un miliardo di danni, è proprio follia. Ma perché mi sto alle spalle, ragazzi? Vorrei capire. Che problemi ho quest'oggi? E quel Maokai che problemi ha a giocarsela in questa maniera? Però veramente sembra essere... Cioè, allora, la cosa buffa è che io starei carriando questa partita. Però allo stesso tempo sto facendo cagare, perché ho missato un miliardo e mezzo di Q. E sono confuso, perché in realtà il mio Mu è solido. Perché ho missato tutte queste Q, vorrei capire. Va bene, va bene. Intanto non riesco a fare questo in tempo, perché sta arrivando a Mu. Però vorrei comunque prenderlo. Che dobbiamo fare? Ce lo prendiamo e ce ne andiamo. A Mu bullo, non ha paura di nessuno. A Mu è... What? Ramus è bot. Vabbè, Ramus bot. Ci prendiamo il campo. 170 minion, ancora una volta il premium farm è il signor Fragola. Un applauso, grazie, vorrei, se possibile. E... Oh, questo qui è stato un misclick. Ma ragazzi, ma lasciate il Drake, lasciatelo bere, è solamente un mountain, dalla fine. Avrei potuto fare io circa da un'oretta e mezza, ma non l'ho fatto. Ragione per cui è il caso di andare back. A meno che non fate le kill, ecco, vabbè, uno per uno va bene. Adesso Lucian scriverà, whatever. This jungler. Comunque sono un po' da flammare, veramente. Ma per come ho giocato, non per le scelte che ho preso. Adesso mi No, non so parlare. Vabbè, divento triste e piango, ok? Riprendiamo questo qui. E adesso, in teoria, non dovrei più poter morire in nessun fight, perché ho le pozioncine che danno ben 120 di vita in 12 secondi. E soprattutto, quanta MR? 120. Pensavo di più. Comunque sono bello, a prescindere da tutto sono bello. Sono forte e Orianna non ti prende nella giungla. Fuck off Orianna. Questa Orianna si è appena giocato un blue buff, che non l'avrei dato comunque perché fida come una maialozza, ma... Adesso, prima aveva 0,1% chance di prendere il blue buff, adesso sono sicuramente sceso sotto lo 0%. Qui si ingaggia, amici. Ah, dovevo farlo prima, che cassa di insalta. Guarda che danni mi fai. Guarda, guarda, bravo, bravo. Pensi di essere forte? Perché non lo sei.
Oh mannaggina ragazzi, cosa hai combinato? Posso essere utile, ma perché continuo a missare tutto? Ragazzi, mi sto sentendo veramente una scimmia. Aiuto, voglio piangere. Possiamo fare il nascere in ogni caso, anche se ho appena smitato. Il secondo è app a breve. Allora, la gente che... Il tale world, veramente. Allora, ragazzi, vi svelo un segreto. Se voi state facendo il nascere e avete una pinkword dall'interno, metto un'altra perché questa qui potrebbe non raggiungere un eventuale ward di dietro, e avete una pinkword, se c'è una ward avversaria, gli avversari non hanno vision. Incredibile, vero? Quindi voi non dovreste mai attaccare la ward, perché nel momento in cui attaccate la ward, loro prendono vision. Io mi sono dimenticato di smitare in maniera corretta. Però andremo avanti, dritti per la nostra strada. E finalmente ho tentato un AQ su un target che difficilmente mi sabbia perché ha l'hitbox di un elefante, ma non mi sa. Ma porca miseria, basta! Sono frustrato e flash in e ti picchio così, ok? A testate, come farebbe il più saggio degli Amuni. Dato che missi le Q, testate. Questa qui in miniera è difficile da missare. Comunque sono veramente strafidato, sono immortale, ho i danni, ho tankiness, ho un red buff, ho un blue buff, ho un nasher buff. Insomma, avete capito che il mio Amumu è prepotente. Mentre loro pushano la mid lane e fanno l'invitore, io vado a pulire la giungla di Rammus. Così levo ulteriori risorse, anche perché mi sa che c'è Rammus nei paraggi, vero? No. Vabbè, in ogni caso comunque mid non possono difendere, quindi tanto vale che io mi levo altre risorse ai maialozzi più presenti. Faccio livello 16, mi faccio anche magari il draghetto. Oppure andiamo a aiutare, perché per colpa di Rammus, e per Rammus intendo Amumu, verranno ingaggiati. Però questa è una cosa buona in realtà. Ma mi prego, ragazzi, sto piangendo, veramente. Non riesco a mettere una spell. Che problemi ho? Qualcuno mi spiega quali sono i miei disagi. Per fortuna posso tirare dritto, quindi anche se sbaglio, no? Puoi tentare di nuovo. Tanto non muoio mai, quindi. Questo fight mi sa un po' di troll. Va bene, ma andiamocene bene. Che non bisogna mai esagerare. Anche perché queste kill alla fine, no, sono un po' troppo. Andiamo. Better Jung wins ancora una volta, amici. In un altro video a platino alto, così esordiscono gli avversari con un Better Jungler wins. Grazie. Ci prendiamo il Solari perché ho dei soldi per comprarlo. Che dite? Anche se in realtà la Lottie Band sarebbe meglio. Però dato che ho soldi per questo, il game probabilmente finisce tra poco, tanto vale fare il Solari, che poi alla fine è comunque utile, no? Penso sia un discreto oggetto. Non il migliore degli item, perché appunto Adaptive mi rendeva veramente immortalissimo. Però bronze quote. Ehi, allora Rammus, va bene che Better Jungle Wins lo dicono tutti, però insomma, vorrei dire che c'è una netta differenza tra i junglers, maialozzo che non sei altro. Va bene, anche se in realtà sono anche da flammare, perché con tutte le Q che ho missato sarei un po' da riportare anch'io. Vediamo le ward che ha messo questa zona con tanto amore. Ci mancherebbe, sapete cosa ci manca? Ci manca solamente una bella warm per essere proprio non solo tanky, ma capito, così mi refullo anche. Ciao amici, come state? L'unica cosa è che la torre mi fa male un pochino, perché non è che ho tanta armatura, quindi quella lì mi fa un po' i danni, però immagino niente di che. Oh mannaggia. Vabbè, l'engage era buono, la ulti su 1000 persone era good. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pushare bot tanto per, oppure dobbiamo finire il game mid? Va bene amici, ma sbaglio, questo è un altro perfect KDA game, eh? Questa season 9 si prevede easy peasy. Diamo il solare a qualcuno per ricevere. Oh fuck, l'ho fatto tardi, non ho preso l'assist sul caster. Vabbè, niente cassist, perché l'assi su Cassadin non sono simpatico per niente. Pronto per Colorado. Vabbè amici, ci becchiamo domani con un prossimo video. Spero di non morire adesso, perché non sarebbe triste. Ok, non muoio, spero di no. Vi prego, lasciatemi andare, fatemi scappare. E niente ragazzi, come vi ho detto prima, ci vediamo domani. No, voglio morire. No, ti prego, dai, lasciami stare. Ehi, ti piango addosso. Grazie. Questo era il mio 10.07 a Mumu, 458 a tutti quanti, ci vediamo domani, se volete supportare, commentate, condividete, fate le cose. Ciao amici, a domani!